Quello che vedete sono io, Federart. E probabilmente vi domanderete, vedendomi camminare, cosa ci va Federart con un iPhone 11 in mano? La risposta è presto detta: sto creando. Sì, sto creando, perché tramite un processo molto complesso sto escogitando, pensando, producendo ed ispirandomi. Ma se hai cliccato questo video è perché sicuramente hai letto il titolo, e dunque sai già che molti influencer ad oggi ti reputano onnisciente riguardo l'ambito MacBook. Perché? Perché pensano che tu sappia già tutto, ma non è così, almeno secondo me. Perché se hai cliccato questo video è perché vuoi saperne di più e quindi non sai già tutto. Oggi userò un linguaggio molto facile, diretto e pragmatico, restituendo a questa recensione un uso pratico. Eccomi, sono sempre io, Federart, con un bel MacBook Pro tra le mani. Il quale ha tanto da dire, ed oltre a ciò che il MacBook Pro può offrire già di suo, ci sono anche altri validi motivi per i quali prediligere un MacBook Pro rispetto ad un MacBook Air. Non è rilevante se tu ora pensi che un MacBook Pro sia da 14 o da 16 pollici, l'importante è che tu ce l'abbia, e non interessa neanche il modello, l'importante è che tu sappia i punti di forza e i punti di svantaggio del tuo MacBook Pro. Il primo punto è relativo alle temperature. Temperature, direte voi, e che c'entrano? Sì, dico io, perché un computer più caldo sa essere meno rapido e veloce nelle operazioni di tutti i giorni e non solo. Eh già, non solo. Questo perché un MacBook che si chiami Pro, piccola parentesi se non sai che tipo di MacBook hai, ti lascio un link in descrizione dove potrai trovare l'identità del tuo prodotto Apple, ovvero capire di che anno è, se è un Air, se è un Pro, in che stato prodotto e tante altre cose. Ma le stavo dicendo, se il tuo MacBook è un MacBook Pro, potrai svolgere tutti i compiti che darei in passo normalmente a un MacBook Air e anche di più. Lo dico perché il MacBook Air ha di per sua la caratteristica di essere pronto a tutto, ma nel caso in cui tutto si intende sforzare, il computer, ovvero montare video, creare grafiche, editare foto, in generale tutti quei task impegnativi, è necessario comprare un MacBook Pro. Non perché l'Air non vada bene, ma perché non è pensato né progettato per essere impiegato così nel creare. Proprio creare, già è il termine esatto, perché il MacBook Pro è per i creativi. Per rendere ancora più facile il processo per capire qual è il MacBook che fa per te, ti faccio un esempio. Apple non è come Windows o come Microsoft, tramite il quale, se tu sei un fotografo, devi decidere in base alla marca, ovvero Lenovo, Asus, Acer e altri marchi ancora. L'importante in Apple è che tu veda tutti quanti i computer e decidi cosa vuoi fare. Esempio, sei Gianni. Gianni è un fotografo molto alle prime armi e che non sa ancora approfondire la fotografia. Gli può andare bene un MacBook Pro da 14 pollici o un MacBook Air da 15. In questo caso tutti e due fanno bene per il suo utilizzo, perché Air da 15 è uno schermo molto grande rispetto al 14 pollici, che però nella sua vanta un processore più potente e ventole per far areare e quindi essere più performante il computer. Quindi Gianni potrà optare per un MacBook Air? Probabilmente, però farà un errore, ovvero incapperà nel lungo termine. Il lungo termine, da me chiamato così, è il motivo per il quale prediligere un computer Pro che tramite una scheda SD, quindi avere anche più porte per la fotografia, ma anche per altri vantaggi come le ventole, uno schermo migliore con risoluzione maggiorata, ti permetterà a te Gianni, ovvero il fotografo, di avere un computer per molto, molto,
tempo in più. E questo non è per niente scontato, perché un computer su cui vedere delle foto molto nitide e molto belle non conta soltanto la grandezza dello schermo, conta anche quanto questo schermo sia risoluto e quanta gamma cromatica o comunque bilanciamento del bianco, calibrazione colore e tanti altri fattori possono entrare in gioco. Oltretutto importante è il concetto che ruota attorno all'essenza di MacBook Air e MacBook Pro. Già, perché i due MacBook sono profondamente distinti e separati. Quando Steve Jobs presentò al mondo il MacBook Air, non lo presentò come un'alternativa diretta al MacBook Pro. Difatti, ad oggi, molte persone lo scelgono l'Air soltanto perché costa meno e quindi dicono: ah, vedo Apple, ah, mentre costa meno, ah, direi che sempre un MacBook e lo compro ad occhi chiusi. Magari però domani si svegliano e vogliono fare il loro canale YouTube, e là sì che sono guai, perché se tu scegli un MacBook Air, magari anche M1 o addirittura Intel, peggio ancora mi sentirei, se un utente scegliesse questo MacBook per un lavoro intensivo, quindi canale YouTube, copertine, grafiche, editing video, beh, direi proprio che non ci siamo. Oltretutto la destinazione d'uso è un punto chiave, cruciale e fondamentale. Perché? Perché mettiamo per esempio Patrizia. Patrizia è una piccola parrucchiera che ha un piccolo negozio e vuole fare un po' di sponsor per la sua attività. Quindi cosa può fare Patrizia? Può comprare un MacBook Pro da 16 pollici, quindi il più grande che c'è con M3 Max, o può fare un'altra alternativa, ovvero comprarsi un MacBook Air con chip M1, che è sempre un computer Apple, mi costa praticamente un terzo, per non dire meno della metà, ma comunque gestire la sua pagina, creare delle copertine, ampliare le grafiche, perché per un parrucchiere basta pubblicare qualche post e sponsorizzare l'attività. Ha comunque Touch ID o comunque tutti gli altri comfort che si possono adoperare tramite l'acquisto di un MacBook e non gli manca veramente niente. Oltretutto i software sono differenti, perché un Mac è Final Cut a Blender, mentre un MacBook Air non potrà avere questi software, o meglio, ce li potrà avere lo stesso, ma comunque in modo ristretto. Perché? Perché se la mia esigenza è quella di avere un computer performante, un computer veramente che non scatti mai, che non abbia drop frame quando lavoro in 4K, ecco che forse ho scelto una macchina sbagliata se ho comprato un MacBook Air. Come, allo stesso modo, se sono una persona che basta veramente molto poco a un computer per rendermi felice e soddisfare le mie necessità, ecco qui che un MacBook Pro è troppo in questo caso. Quindi dipende molto da quello che voi dovete fare con il vostro computer. E dico vostro perché questa è un po' una sorta di guida dell'acquisto senza il prodotto, ovvero io vi elenco le caratteristiche di un Air e di un Pro e poi siete voi stessi a scegliere quale computer comprare. Oltretutto, è un'altra cosa importante che non vi ho detto riguardante MacBook Air e Mac Pro sono le porte. Perché? Perché l'Air ha una MagSafe 2 USB-C e un jack audio, mentre il MacBook Pro, oltre a quello che state già vedendo, nell'altro lato possiede anche un HDMI, quindi una porta HDMI, uno slot SD e un'altra porta HDMI, scusate, USB-C. Dunque capite bene che il MacBook Pro è più ricco in questo, e già la differenza di porte fa notare quanto sia cruciale e differente comprare un Air anziché un Pro. Oltretutto il MacBook Pro è un computer con una destinazione d'uso ben specifica. Apple questo lo sa, infatti non vende tanti MacBook Pro. Apple vende tanti MacBook Air perché sono per la massa, perché vanno bene per tutti. Per questi motivi Apple vende i MacBook Air. Apple non vende tanti MacBook Pro perché sa che ha bisogno comunque di dare la massima esperienza soltanto ai creativi, come dicevamo prima, ovvero ai professionisti che hanno bisogno magari di avere più refresh rate sullo schermo, quindi il promotion fino a 120 Hz. Ed è qui che vogliono veramente tantissimi soldi, perché un MacBook Air o un MacBook Pro costano, e costano tanto. Le porte, come dicevo prima, sono un indice di differenza, ma anche il fatto che Apple abbia tolto la touchpad dei MacBook Pro, quello ragazzi, mica poco, mica poco.
perché si tolgo un elemento così iconico e contraddistintivo di un MacBook Pro lasciando il tasto di funzione, beh, forse qualcosa non torna. Ditemelo voi nei commenti. Io comunque vi lascio questa schermata nera di riflessione e vi prego di non comprare il MacBook sbagliato per voi. Insomma, ho cercato di spiegare gli Apple in modo semplice, pratico, veloce e sicuro. Dunque, se vi è piaciuto mi raccomando di iscrivervi e lasciare un bel like. In alternativa potete sempre anche scrivermi sotto il video che il video non vi è piaciuto, ma sempre rimanendo pacato e rispettoso. Ciao da FederArt.